Eccoci qua ragazzi, siamo ritornati. Mi si era bloccato il gioco, ma non so che per la volontà divina mi ha salvato praticamente quando abbiamo costruito il grattacielo. Attenzione. Costruisci un opportunity with the science division if you're interested. Ah, ok, però già diminuiamo la cosa della sicurezza e dell'intrattenimento, quindi no. Ci serve un altro contratto. Allora, abbiamo già fatto lo shelter, quindi adesso ci serve quello per il mangiare, perché dobbiamo guadagnarci qualcosa da questi benedetti turisti. Allora, intanto che qua costruisce il tutto, direi di vedere un po' quanto costa il nostro caro triceratopo. Mi sembra su elefanti 230.000. Triceratopo, detto anche Triceratops Oridus. Teorita faccio con tre corna. Si è molto discusso su, diciamo, le abitudini di questo dinosauro, e vi do anche una piccola dritta. Dovete sapere che la enorme cresta che ha qui dietro serviva per l'accoppiamento. In che senso serviva per l'accoppiamento? Il dinosauro, il maschio, quando era in calore, faceva fluire il sangue alla cresta e la faceva colorare di vari tipi di colori, dal giallo, dal rosso al blu. E questo si è capito dagli studi delle creste. Le usavano anche per i combattimenti, in modo che i dinosauri non combattessero tra di loro. I dinosauri cercavano di ferirsi il meno possibile. Diciamo, non guardate un po' i documentari dove vedete subito i triceratopi perché si prendono a cornate. In realtà i triceratopi, prima di prendersi a cornate, non erano stupidi. Usavano questa stratagemma in modo che né l'uno né l'altro, né che i due rivali evitassero di ferirsi, farsi dei feriti inutili in un combattimento. Intanto qua siamo con la Jeep, andiamo un po' a esplorare, andiamo un po' a fare qualche foto, andiamo a guadagnare qualche soldo, come anche nella Jurassic Park. Allora l'entrata, eccola qua l'entrata. Che figata però sta Jeep dei Ranger. Mi sembra che si può anche cambiare skin, voglio vedere un po' come... Oh, ho detto sta fermo. No, scialla, fermo Ah, ecco. Ok, F. Per ora sei l'unico dinosauro, scialla. No, scialla, devo farti la foto. Cretino di un dinosauro, vieni qui. Dove cavolo vai? Scialla. Ho paura di investire. Ma cosa è andato? Eccolo. Non scappare, scialla. Bella sta foto. Porca puttana. Minchia. Beh, $796 non è che sia tanto, perché il dinosauro non vale proprio così tanto, Allora, direi di tornare indietro, aspettiamo poi. Ecco, il triceratopo è pronto. Vediamo un po' se va fuori da solo. Mi sembra sì che tornino da soli indietro. Cerca di portarla là. Guarda che roba, Devo rimettere subito la corrente pratica. Però ragazzi, io ho visto le centrali elettriche che costano sui $400.000 questo gioco, quindi tanto, proprio tanto Allora, questa qua ragazzi, delle 5 isole, sono 5 isole se avete già visto il gioco, è quella più semplice, dove non ci sono tante tempeste, non c'è niente di tanto pericoloso. Allora, intanto rilasciamo il nostro caro triceratopo. Godetelo. Figata, Allora, acqua, mangiare sta bene, comfort va bene, grassland va bene, foresta va bene, popolazione social, ne vuole un altro.
Ne vuole un altro, ne vuole un altro. Guardate come sono curati le varie statistiche dei vari dinosauri. Adesso però ho paura di spendere troppi soldi. Spero anche in questo episodio di fare l'Edmontosauro. Uno credo forse per ora in questo aggiornamento, perché devo scaricare quello nuovo del aggiornamento ancora. Sì, non gli ascolto neanche i dialoghi del gioco, sinceramente. Mi aiutano fino a un certo punto. Allora, direi di fare un'altra spedizione, se no non andiamo mai più avanti. Una incentrata sul... no, tricerata poi mi va bene. Soluzione minimo se mi va bene, Edmontosauro. È quello che mi interessa di più. Siamo tutti siti del Nord America. Infatti ce n'è uno in Europa, in Portogallo, che è Portogallo, l'Ironia Formation. You didn't have no viable dig team. E questo qua, che è quello che costa di più, dove si va in Asia. In Asia, ragazzi, ci sono dei dinosauri stupendi esteticamente e tra i più particolari. Tra i più particolari. L'Asia è sempre stata caratterizzata da ritrovamenti di fossili dinosauri sempre molto molto particolari e molto strani, più che altro molto bizzarri, molto molto bizzarri. Allora, intanto qua vedo che fila tutto liscio, e tanto anche se fa quell'altro io direi di incubare anche un altro Stutzio Mimus. Ok, dobbiamo fare... mi sono dimenticato, ragazzi. Se no come fanno a vedere i dinosauri, poverini. Dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare assolutamente questo. Poi corrente, ci fa questo da 20.000, la facciamo qui. Ok, qua è tutto a posto. Un altro dinosauro. Allora, rilascia, che di tanto abbiamo già visto. Allora, intanto aspettiamo che lo Stutzio Mimus sia pronto. Abbiamo due strutture senza elettricità. Quali sono? Devo fare un'altra centrale, oppure devo andare a ricercare il potenziometro. Aspettate, devo cercare l'upgrade. Eccolo qua, l'upgrade. Un attimo. Costa 100.000. Dobbiamo aspettare un pochettino. Allora, intanto colleghiamo l'aperta visione. Sì, questa qui sarebbe, diciamo, l'aperta visione del gioco. Ok, qua abbiamo già un po' di ospiti. Cominciamo già a guadagnare un po' di soldini. E direi di rilasciare il nostro caro Stutzio Mimus. È arrivata anche, attenzione, è arrivata anche la spedizione, quindi potrebbero averci trovato dei resti. Intanto qua vedo che va tutto bene. Stutzio Mimus interesting and advisor that further the case. Allora andiamo a vedere i fossili, fammi un po' vedere.